Che cosa ha visto lei quel famoso 6 agosto? Magari ha visto questo fungo. Sono あの見たものについて教えていただけないでしょうか。その日何か見たか、そのはい、キノコの見たかどうか。もう朝7時頃には空襲警報解除になっておりましたので、一般市民も学生たちも作業に就いたばっかりだったので、一瞬の出来事ですから、ピカッと皆さん何千枚何万枚という強い閃光を浴びて、ゴーンというのも地球が割れるような音がして、私はもう幕府によって陽光の中に突きそばたれた感じで表紙が始まって、そのキノコ雲が綺麗だったとかピンクだと、それは分からないんです。Io mi trovavo al lavoro con gli altri studenti per ripulire una casa che era stata evacuata. È successo tutto in un attimo. Quello che ho visto è stato un bagliore fortissimo e ho sentito un grande tuono, e quindi non so dire com'era il colore dell'aria, se era rosa o di un altro colore, perché è stato tutto in un attimo. Che nel mondo ci sono decine di migliaia di bombe atomiche. Questo processo sembra che non si riesca a fermare in nessun modo. Secondo lei che cosa bisogna fare per disinnescare questa influenza? Ma non si cagio, non hanno un pazzo, hanno un bambino, hanno un aria in vestire di muore. Sarò tromero da me, dove sono le in ciò? Senso buon ingenga. 起こして核兵器も人間が作ったものですから、人間の愛の心、友人愛、そして英知を結集して話し合って、人間が作った核兵器を人間の手によって廃絶しえないことはないと思います。ですから人間の、もし人間が核兵器を根絶しなければ、核兵器が人間を根絶してしまうでしょう。だから絶対に核戦争がもしあったら、もう地球は終わりです。人類は滅亡してしまうでしょう。ですから広島の何千倍というような大きな爆弾がたくさん、今2万個も3万個もこの地球の中にあるんですから。ですからこれはもう世界中の共同体一体ですから、もうそういうことをね、国際世論、先日も NPT で決裂してしまったんですけれども、なおさらだから国際世論を高めて、そして世界の人たちの声を一つにして阻止するように、核兵器を廃絶するように持っていかなければ、なかなか。Le bombe atomiche sono state fatte dall'essere umano, e quindi l'essere umano che può eliminarle, con la collaborazione reciproca, con la collaborazione internazionale, con il calore umano, perché se l'essere umano non distrugge le bombe atomiche distruggeranno l'essere umano. Se ci sarà la guerra nucleare, sarà la distruzione totale. Che effetto le fa invece la minaccia del terrorismo internazionale?核というものは、原爆というものは、恐怖の悪魔だと言われているんですけれども、それもあるんですけれども、テロについて、国際のテロについて、どう思われますか？これは本当に最も許せないことだと思います。ね、9.11、2001年の 9.11、ニューヨークのテロの時、3200人の方が無差別に犠牲になられて、大変何と申し上げていいか言葉もないんですけれども、広島の場合、爆心地、無差別に中心部、そして人口密集しているところに投下せよ、これは本当に。もう大量虐殺であって、テロにも等しいと思うんです。アメリカはそれに対して報復戦争の道を選びましたけれども、私たちは被爆者を、世界中の人たちにしてはならない。報復ではなく平和の祈りに変えて、平和の道を選びました。
Io penso che il terrorismo sia inammissibile. C'è stato, come sappiamo, l'11 settembre con più di 3.000 vittime. E Hiroshima, anche Hiroshima è stato un massacro indiscriminato di civili e può essere certo paragonato al terrorismo, ma gli Stati Uniti hanno scelto contro questo la strada della rappresaglia, ma io penso che con la rappresaglia non si ottiene niente per la pace. Noi crediamo che sia particolarmente importante la testimonianza di ciò che fu Hiroshima sulle persone per trarne le conseguenze da applicare nel nostro impegno contro la guerra di oggi. Questo non vuole essere solo una commemorazione di qualcosa passato che ci fa tanta pena e ci trova tutti uniti, ma è la base, il fondamento che ci deve spingere a lavorare sempre di più. Purtroppo in questi ultimi anni abbiamo visto o non visto, solo visto parzialmente, ma intanto la corsa al riarmo nucleare è partita in molte parti del mondo. Gli Stati Uniti naturalmente, in particolare nel 2002, hanno inserito nella loro dottrina strategica militare la possibilità dell'uso di armi nucleari come primo colpo, cosa assolutamente era diventato un tabù nei decenni precedenti. Inoltre stanno finanziando la ricerca, la costruzione, lo sviluppo di nuove armi atomiche più piccole, più maneggevoli. Più maneggevoli è scritto nei documenti. Questo significa, con il cinismo che caratterizza quell'amministrazione, che sono più utilizzabili. Ecco, sono cose che non dobbiamo semplicemente relegare nel dimenticatoio. È vero che la maggior parte di noi attivisti per la pace pensavamo da 15 anni a questa parte che la lotta sul nucleare o contro il nucleare militare fosse una lotta già vinta ed archiviata, ma non è così. Allo stesso modo in Russia si stanno disegnando nuove testate atomiche e una nuova generazione di sommergibili atomici. Nel Regno Unito sta passando in questi giorni il finanziamento per ridisegnare i sottomarini nucleari Polaris Trident con nuove testate atomiche. Già ciascuno di quei sottomarini ha la capacità distruttiva di 480 bombe di Hiroshima, ogni sottomarino. Ecco, siamo in una situazione veramente pericolosa. Senta, l'indice puntato sull'IRM è un indice puntato o un reale? Ma è chiaro che paesi come l'Iran, come anche la Corea del Nord, stanno imparando un po' la lezione terribile che trasmette questa prepotenza delle potenze nucleari. Loro dicono: noi esigiamo che nessun altro abbia il nucleare e noi però disonoriamo la nostra parte di quell'accordo, che era di disarmarci, e anzi ci riarmiamo. Ed è chiaro che questo crea il risultato della proliferazione. Inoltre credo che l'invasione dell'Iraq abbia mandato un messaggio terribile, in particolare alla Corea del Nord, considerato altro stato canaglia, che se le armi di distruzione di massa non ci sono, si viene attaccati ed invasi. Irma Violi, assessore alla pace alla provincia di Milano. Anche la provincia di Milano si sta muovendo sui temi della pace, perché gli enti locali sono ormai un'istituzione riconosciuta come fondamentale per promuovere il tipo di pace. Sì, certo, noi lo vediamo proprio come provincia tutta, a partire dal presidente Penati, lo vediamo proprio come uno degli obiettivi prioritari, l'impegno per un mondo di pace, ma un impegno anche contro le guerre, soprattutto per portare avanti una cultura di pace. Come provincia di Milano abbiamo realizzato moltissime iniziative, non soltanto a favore delle rapite, i tempi, siamo scesi in campo da questo punto di vista, ma poi abbiamo anche realizzato mostre, iniziative varie, tra cui una molto importante, che è quella della Casa per la Pace. Abbiamo aperto una Casa per la Pace qui a Milano in via Dini, dove vediamo proprio come
importante momento di confronto e soprattutto proprio anche di lancio di idee, di proposte sul tema della pace. Una novità perché non è gestito soltanto dalla provincia di Milano ma anche dai comuni, dalla rappresentanza dei comuni, da una rappresentanza delle associazioni pacifiste presenti sul territorio. E questo proprio perché noi su questi temi crediamo che sia fondamentale giustamente un impegno forte. Siamo tantissimi anche a livello nazionale, oltre i 500 enti locali che fanno parte del coordinamento nazionale degli enti locali per la pace, quindi pensiamo di fare giustamente la nostra parte, tutta una serie di azioni e di attività in questo senso. Ecco, quindi il programma per l'autunno è da una parte e questa mostra su Hiroshima, esatto. E poi? Sono molte le attività che abbiamo in campo perché sono una serie di iniziative teatrali proprio sempre a favore della pace, poi dibattiti, abbiamo dei dibattiti anche a livello internazionale, poi un grande impegno sarà l'appuntamento a settembre, in questo senso faremo un consiglio provinciale sui temi, proprio in quell'occasione nel settembre ci sarà l'incontro all'ONU e noi faremo per quell'occasione un consiglio su temi per una vera riforma, insomma, in questo senso dell'ONU e dall'altro anche sugli obiettivi del millennio contro la povertà e queste sono soltanto alcune delle iniziative, sono veramente molte.